Oggi parlerò, non mi fermerò a un certo punto, anzi lo farò semplicemente perché vorrò caricarvi il video a una certa, però ne ho da dire tante, perché non è ancora il pagellone di fine stagione, non abbiamo ancora tirato le somme definitivamente, perché quattro partite da giocare ci sono ancora, con due obiettivi: portare a casa un trofeo, quindi la Coppa Italia, a Roma in finale contro l'Inter, e ambire almeno al terzo posto. So che per qualcuno queste cose sono secondarie, sono poco per quella che è la Juventus. Sono d'accordo. Ma questo ci resta. A quattro giornate dalla fine abbiamo soltanto questa possibilità. E quindi per dare un senso a queste ultime tre giornate di campionato e ovviamente alla finale di Coppa Italia, perché comunque un trofeo rimane sempre un trofeo, e questa è una cosa che continuerò a ribadire fino al giorno della mia morte da tifoso, dirò sempre questa cosa: un trofeo è sempre un trofeo. Poi ci sono i livelli di apprezzamento e di godimento del trofeo, ma questo non devo dirvelo io. Ma finire la stagione con zero titoli, mi diceva un certo José Mourinho, che ieri sera ci ha confermato ufficialmente l'accesso in Champions League, beh, non mi piacerebbe. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché per parlare di quella che è la stagione attuale della Juventus, dobbiamo porci delle domande, dobbiamo farci delle domande. E quindi vi dico, ad oggi siete soddisfatti della stagione della Juventus? Sì o no? Io lo sapete, la mia risposta è no. Secondo me la stagione non è stata esaltante, per niente, sotto pochi punti di vista davvero. E quindi è logico pensare che a un certo punto si arriverà a ragionare sui macro errori, ma non lo devo fare io, lo dovete fare voi, lo dovrà fare internamente la Juventus della serie. Perché siamo andati così male? Per rispondere però a questa domanda, e cioè siete soddisfatti della stagione, dobbiamo darci un timestamp. Che cos'è un timestamp? Dirci esattamente dove siamo, in quale momento. Perché io vi dico tranquillamente, ad agosto, quando ancora Cristiano Ronaldo rappresenta la rosa della Juventus, se mi avessero detto la Juve arriva a fine anno e si classifica in Champions, che non vince lo scudetto, quindi secondo, terzo, quarto posto, mi sarebbero girate, soprattutto in aggiunta a una finale di Supercoppa persa, una finale di Coppa Italia ancora da giocare e un'eliminazione agli ottavi di Champions League da parte per mano del Villarreal. Mi sarebbero girati. Quando se ne va Cristiano Ronaldo, mi sarebbero girati un po' meno nel momento in cui arriva Ken, e cioè mi sarebbe anche andato bene non vincere lo scudetto, perché quello era il mio pensiero. A proposito della rosa della Juve in quel momento lì, secondo me questa non è una squadra scudetto nel momento in cui va via Ronaldo. È una squadra che deve ambire a superare gli ottavi di Champions, a maggior ragione se trova una squadra come il Villarreal. E ribadirò sempre, non me ne frega niente che abbia buttato fuori il Bayern Monaco. Lì ci penseranno gli youtuber del Bayern Monaco. Io, che faccio lo youtuber della Juventus, vi dico, soprattutto essendo stato allo stadio, che mi sono girati e non poco, perché la Juve comunque la possibilità di battere il Villarreal ce l'aveva, soprattutto in casa. E quindi mi va anche bene il campionato, le finali, ragazzi, Coppa Italia, Supercoppa, finali si vincono e si perdono, c'è poco da fare, è inutile fare della filosofia spiccia sulle finali. E per quanto riguarda la Champions, secondo me anche la squadra di inizio stagione, quella al termine del calciomercato estivo, poteva andare avanti. Se ve l'avessi detto al 12 dicembre, perché vi dico questo? Perché ieri ho riesumato un post che ho fatto su Twitter, su Instagram e anche qui su YouTube, in cui dicevo il 12 dicembre, doppio Venezia-Juventus 1-1. Io so che non ci qualificheremo alla Champions, lo dico sempre nei video, lo dico nelle live, lo dico sui post, lo dico dappertutto e ci credo, al 100% sono convinto di questa cosa. La mia parte razionale sa che non ci qualificheremo alla Champions. Una Juve che era, non mi ricordo neanche, settimo posto, qualcosa del genere. Però dentro di me c'è una piccola vocina che mi fa dire che ci arriveremo. Ecco, se in quel momento lì mi avessero detto: guarda che tu alla fine dell'anno, con peso a testa il 1º maggio, a 22 giorni dal termine, a 3 giornate dalla fine del campionato, a 3 giornate anticipo, ti qualifichi alla Champions League a un punto al terzo posto, sarei stato super contento. Ma perché questo cambiamento incredibile a livello logico? Non perché sono impazzito tutto d'un tratto, ma perché la stagione di Juventus purtroppo era iniziata in maniera disastrosa. È ovvio che
la parte Champions per me rimane un fallimento, comunque la metti con Ronaldo, senza Ronaldo, con Vlahovic, con Kane, con chi volete. Quindi per il momento la accantono, la metto da parte, ma non perché non sia importante, perché girala come ti pare, per me quello lì è un fallimento europeo. Non è Juventus, utile girarci intorno, rimane così, con qualsiasi rosa. Ora, qual è il voto alla stagione della Juve? Io ancora non ce l'ho un voto definitivo, perché lo farò nel pagino di fine anno, mi piace parlare in maniera definitiva proprio all'ultimo, alla fine. Ma ad oggi non è sufficiente, perché una stagione in cui la Juve magari fa addirittura zero titoli, è una stagione in cui la Juve magari non migliora nemmeno il piazzamento in campionato dell'anno scorso, in un campionato in cui non c'è più nemmeno la squadra big, quell'Inter, che ti ammazza il campionato, perché ora magari non vincerà l'Inter, magari vincerà il Milan, anzi oggi è molto più probabile che vinca il Milan, ma questo non mi interessa, perché lo dissi anche 2-3 mesi fa, oggi il campionato non lo vincerà la squadra più forte, in questa stagione il campionato non lo vince la squadra più forte, in questa stagione il campionato lo vince la squadra che sbaglia meno. E ora guardo un attimo la classifica di Serie A, perché il Milan è primo, lo sappiamo, ma un dato incredibile è che la Juventus in questo momento in 35 partite ha segnato 54 gol, e sono pochissimi perché dovremmo essere qualcosa come il decimo attacco della Serie A o giù di lì. Per dire, la Roma quinta ne ha segnati 55, la Roma ha dei problemi in zona gol. Il Milan primo in classifica ne ha fatto 61. Questa cosa è incredibile, e ha preso 30 gol. Noi abbiamo preso 31 e fatti 54, non sono proprio statistiche distanti. Eppure il Milan è stato bravo, probabilmente, a consolidare alcune partite come quella di ieri, a sfruttare gli errori, come il macro errore di Terracciano. Ma capite bene che se il Milan è primo in classifica con 61 gol fatti in 35 partite, che sono pochissimo, è un campionato strano, come un campionato strano quello in cui la Juventus, da dicembre ad oggi, riesce a inanellare una serie di risultati utili consecutivi che la mettono al primo posto, probabilmente al pari del Milan, in una classifica di ritorno che però ha valenza zero. Ha valenza zero. Perché in tanti mi dicono, anzi mi dicono, più che mi dicono, leggo tante persone che ragionano, ascolto, vedo, anche in televisione, sui giornali, si vuole per forza di cose fare il parallelismo tra Allegri e Pirlo. Allegri è un allenatore che allena da non so quanti anni, vincente, con un gran curriculum, con uno stipendio elevato, a cui hanno fatto un mercato di riparazione, perché non era stato fatto un mercato estivo di livello. Dall'altra parte, un allenatore che per la prima volta allena, e allena la Juventus. E se andate a vedervi il mio pagellone l'anno scorso, in un periodo in cui io avevo decretato da tempo, da quasi un mese, che non sarei andato avanti con Andrea Pirlo, a fine anno io ad Andrea Pirlo gli do 6,5. Perché è un allenatore esordiente sulla panchina della Juventus, che arriva e porta la Juventus a vincere 2 trofei e la qualifica in Champions all'ultima giornata. Però anche lì va fatto un discorso, perché secondo me la valutazione di Andrea Pirlo, aggiungo una parte che non c'era stata senza fare la preparazione estiva, e non è poco, la valutazione di Andrea Pirlo è positiva per quelli che sono i presupposti, e quindi un allenatore che non ha mai allenato, bla 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 bla. Però se a fine anno mi avessero detto, tu con Cristiano Ronaldo e con Chiesa che esplode a gennaio, ecco, prima dovevamo anche dire che a gennaio da noi si è spaccato Chiesa, invece l'anno scorso è esploso a gennaio, con Cristiano Ronaldo, Chiesa che esplode a gennaio, saresti contento di arrivare in Champions League all'ultima giornata perché Faroni fa gol? Avrei risposto, ma sei matto? Come se l'anno prima mi avessero detto, saresti contento di vincere il campionato con Sarri con un punto rispetto all'Inter, che è vero che abbiamo vinto con giornate in anticipo e quindi dopo è successo quello che è successo, per uscire poi ai gironi, agli ottavi con il Lione, anche gli avrei detto, ma sei matto? E l'anno prima ancora, saresti contento col primo anno di Cristiano Ronaldo di uscire ai quarti con l'Ajax? Ma sei matto? Perché ogni anno ha dei presupposti e dei timestamp. A inizio anno uno pensa una cosa e alla fine dell'anno deve portarla avanti. Quindi io vi dico, a inizio anno, e per inizio anno intendo quando effettivamente abbiamo la rosa definitiva con cui iniziamo il campionato, io mi sarei accontentato di un posto Champions, piuttosto che entrare nella corsa a scudetto. Quando arriva gennaio Vlahovic invece penso, adesso serve quel qualcosa in più. E soprattutto non uscire in Champions, ma quello rimane, ragazzi, un fallimento purtroppo. Ma quando sento i paragoni con Andrea Pirlo, allora mi girano. Perché si vuole per forza
andare a fare un parallelismo tra due stagioni che, volenti o nolenti, vi darò una grandissima notizia, ascoltatela perché questa è importante, per quella che è la Juventus sono due stagioni mediocri, che non me ne frega niente se Pirlo mi arriva quarto e mi fa Coppa Italia, Supercoppa, e Allegri arriva quarto e mi fa Coppa Italia. Se sei la Juventus e per due anni di fila non entri nemmeno per sbaglio nella lotta a scudetto, è un fallimento. Se sei la Juventus e per tre anni di fila esci agli ottavi di Champions, è un fallimento. Se sei la Juventus e arrivi a tre giorni dalla fine a essere sollevato perché sei entrato in Champions League, è un fallimento. È un fallimento perché la Juve deve giocare sempre per vincere o provare a farlo. Questo non deve, questa è proprio una cosa che non deve uscire dalle nostre teste. Questa stagione non può considerarsi esaltante. La stagione dell'anno scorso non può considerarsi esaltante. Non si possono fare dei parallelismi tra Allegri e Pirlo per dire questo ha fatto meglio di qua, ma quello ha fatto meglio di là, ma questo ha fatto meglio di giù, questo ha fatto meglio di giù. Sono due stagioni in cui la Juventus arriva a non giocarsi neanche per sbaglio lo scudetto. Sono due stagioni in cui la Juventus esce troppo presto in Champions. Poi sì, festeggio la Coppa Italia, perché a me piace festeggiarli i trofei tutti. Festeggio la Supercoppa, è come me li sono goduti. In questi giorni mi sono guardato anche i miei video live reaction ai festeggiamenti dell'ultimo scudetto con Sarri, dell'anno scorso, che abbiamo dovuto festeggiare all'ultima giornata l'ingresso in Champions League. L'unica nota positiva davvero di quest'anno è che non dobbiamo arrivare a 12 secondi dalla fine della stagione con il fiato in gola a sperare che Petagna non faccia gol e che ci mandi in Europa League. Perché chi poi mi fa i parallelismi con l'anno scorso e mi dice no però l'anno scorso è meglio, forse non si ricorda tanto bene l'amaro, l'amarezza, il brutto che si respirava l'anno scorso di questi tempi. Perché avevo il nodo in gola a pensare che la Juventus di Cristiano Ronaldo sarebbe arrivata quinta in Serie A. E se arrivi quinto in Serie A, i due trofei che hai vinto, te ne fai poco. E per fortuna che Faraoni davvero ci manda in Champions. Per fortuna, come per fortuna che quest'anno l'Atalanta a un certo punto ha deciso che non era più in grado di giocare a calcio. Perché è ovvio che ci sono meriti della Juventus, perché se la Juventus non fa punti a quei posti lì, la rincorsa non la può fare, non puoi recuperare punti agli altri, intanto se gli altri non li bancano e non li lasci indietro, ma soprattutto se tu non li fai. Quindi sia la Juve di Allegri che la Juve di Pirlo a un certo punto si sono svegliate, mosse magari dall'orgoglio, e hanno detto non ci arrivo fuori dalla Champions, ma non fatemi passare il messaggio che la Juve di Pirlo dell'anno scorso, la Juve di Allegri, quale meglio, questa per questo, questa per quell'altro, questa per qui giù, no, sono due situazioni semplicemente inaccettabili per la Juventus, perché quest'anno abbiamo avuto, ragazzi, dei limiti incredibili. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che non le diciamo. Anche ieri, l'ennesima dimostrazione che ieri, al primo maggio, a tre giornate dalla fine, non si sia ancora capito che questa squadra non è in grado di gestire il risultato, non può abbassare i ritmi, non può cercare di difendere l'1-0 a 13 minuti dal fischio d'inizio solo perché va in vantaggio di un gol e smettere completamente di ricercare la ripartenza, il vantaggio, il palleggio, abbassare i ritmi a tal punto da sembrare, come ha detto Bessin, una squadra di ragazzini contro una squadra di adulti. Perché quando la Juve abbassa i ritmi, ragazzi, purtroppo non ce n'è per nessuno. Questa Juve si fa palleggiare in faccia da chiunque, a tratti anche ieri dal Venezia, semplicemente perché ha deciso che da quel momento in poi basta, non andava più bene. Ed è questo che mi fa arrabbiare di Allegri, perché se questa cosa magari ha funzionato negli anni in cui si vinceva, e sapete bene che io non sono mai stato un hater di Allegri negli anni in cui si vinceva, perché se tu hai un'idea di calcio e la porti avanti ed è efficace, non c'è nessun problema. Però in quella squadra, tanto se non volevi prendere gol, non prendevi gol. Non è come questa che purtroppo i gol te lo fanno quasi sempre. E a un certo punto se decidevi di fare gol, facevi gol. E sono due squadre differenti. Una squadra più esperta, una squadra più forte, una squadra più giovane, una squadra più in prospettiva. Sono differenze. E allora con una squadra del genere non puoi chiedere. Lo stesso Allegri che dice l'esperienza, i giocatori pensanti. Allora, questi giocatori non lo possono fare, ma lo sa lui in primis, e allora perché glielo facciamo fare? Ma un'altra roba, che questa poi è un errore di costruzione della rosa, ma è possibile aver fatto un anno intero in cui se non attacchi da destra non crei pericoli? Ma da sinistra? Ma non attacchiamo mai da sinistra, se non quando gioca Luca Pellegrini, che è l'unico che ha un po' di spinta e a tratti De Sciglio, di tanto in tanto De Sciglio. Noi abbiamo fatto un anno senza sfruttare le corsie esterne, la corsia esterna di sinistra. Ma com'è possibile? Ma questo non può essere normale.
non può essere normale. Abbiamo fatto un anno in cui davvero di valorizzazione di ragazzi cosa c'è stato? Probabilmente Locatelli, Pellegrini, forse conferme su McKennie, che poi si rompe nel momento migliore in cui stava andando bene? Probabilmente sì. De Ligt, che io faccio un po' fatica a De Ligt sinceramente a considerarlo un giovane, però sì, è vero. Chiesa purtroppo si è rotto nel momento in cui l'anno scorso ha iniziato a... Quindi sono queste le cose che ti porti a casa, eh? Al fine dell'anno ti porti a casa Pellegrini, Locatelli, confermi di McKennie, Chiesa che stava iniziando, e vediamo come torna, e soprattutto non essere dovuto andare all'ultima giornata a giocarti la Champions a Firenze, che poteva diventare molto pesante come situazione. Ma questi non sono punti a favore che mi fanno dire ehi, dai che ce l'abbiamo fatta, che stagione incredibile. Poi certe cose in questo momento, allora hai due possibilità. A questo punto storico, 2 maggio 2022, hai due strade che poi puoi prendere, puoi scegliere. La strada in cui accetti semplicemente il fatto che 3 anni che esci agli ottavi, 2 anni che l'obiettivo è la qualificazione in Champions, e per quanto mi riguarda, per la Juventus non potrà mai essere l'obiettivo, dovrà essere sempre l'obiettivo minimo, perché è importantissimo. Io sono contentissimo di essermi qualificato in Champions per come si era messa, perché vi ripeto, è una questione di quando ti dai, quando ti poni la domanda. E quindi questa è la dimensione della Juve, lo accetti e continui a dire vabbè, costruiamo sul fatto che oggi è così e poi un domani chissà, oppure basta, oppure non lo accetti più e inizi a chiedere di più ai giocatori, all'allenatore, e l'allenatore che inizia a chiedere alla dirigenza di far la squadra come la vuole lui. Perché quando vogliamo cercare le colpe, giocate a Cluedo, fate i detective. Le colpe qui sono di tutti, perché tutti qui a un certo punto hanno delle colpe. Poi ci sono delle macro colpe, indubbiamente. Ma è vedere che la Juventus in questa annata partite convincenti ne ha fatte poche, e a tal proposito sto preparando una tier list sulle partite d'andata e di ritorno secondo soltanto il mio gusto personale, quindi dove mi sono divertito, se mi ha divertito oppure no, al di là del risultato, che per quanto mi riguarda è la cosa più importante. Infatti, come avete visto fino adesso, vi ho elencato delle possibilità a cui potevi arrivare soltanto tramite i risultati, no? Quindi il secondo posto, il quarto posto, il terzo posto, gli ottavi, i quarti, ci arrivi semplicemente vincendo, perdendo, pareggiando, perché non c'è un altro modo. Però ragazzi, non vendetemi il fatto che questa stagione è stata meglio di quella precedente o che quella precedente è stata meglio di questa stagione, perché sono la stessa cosa, sono la fotocopia l'una di quell'altra. Due stagioni in cui la Juventus arriva quarta o terza e gli unici trofei che vince sono Coppa Italia, Supercoppa, addirittura quest'anno niente, non possono, per quanto mi riguarda, per il mio modo di intendere il calcio e per soprattutto il momento storico in cui noi arriviamo da 9 scudetti di fila e facciamo il macro acquisto Cristiano Ronaldo, in questo contesto io da tifoso della Juventus non posso accettare che mi dicano questa stagione è stata meglio di quell'altra perché, quella stagione è stata meglio di questa per come, perché sono due stagioni mediocri tutte e due, e lo dico con la morte nel cuore, perché le ho analizzate per filo per segno, le ho rivoltate come dei calzini, ho cercato di trovare i lati positivi e negativi durante tutto l'anno, perché questo fa parte del mio lavoro e questo a voi piace, ma alla fine della fiera bisogna trarre le conclusioni e non salvare nessuna delle due. L'hai salvata per obiettivi minimi e non è quello che vogliamo, non è quello che sogniamo durante il termine di una stagione o il calciomercato, l'inizio di un'altra stagione. Nessun tifoso della Juve è partito sognando di qualificarsi alla Champions League o sognando di vincere la Coppa Italia. Io sono partito sognando di giocarmi lo scudetto. Sono partito sognando di andare più avanti possibile in Champions. Sono partito sognando di non pormi limiti. Sono partito sognando di poter vincere quante più partite possibili. Sognando di poter vincere quante più finali possibili delle competizioni che vado a giocare. Non ho mai sognato di far meglio di Pirlo. Non ho mai sognato di arrivare terzo perché l'anno scorso Pirlo è arrivato quarto. Non sono sogni che mi appartengono, non sono ragionamenti che faccio. Te li faccio oggi, che è l'inizio del video, in cui c'è più poco e niente ormai da giocarci. Sono 3 partite di campionato e una di Coppa Italia. E quindi arrivare terzo per migliorare la posizione dell'anno scorso, certo, è una magra consolazione.
come portarmi a casa almeno una finale di Coppa Italia, sì, è una magra consolazione e sicuramente la festeggerò, sarò pure là, quindi vincere un trofeo dal vivo è sempre bellissimo, ma non fatemi, vi prego, ma non fate i confronti su queste due stagioni, perché è una guerra tra poveri, ragazzi.